Allora, cerco di spiegarvi con questo video qui il discorso dell'aggiustamento isostatico. Quindi voi avete già capito di cosa si tratta l'isostasia e vediamo quali sono le condizioni per cui si può avere questo aggiustamento. Allora, ho disegnato, tanto per intenderci, in questa parte della lavagna, la discontinuità di Mo. Ho disegnato col pennarello blu la crosta, dove posso osservare che lo spessore della crosta varia. Ad esempio, tendenzialmente la crosta ha uno spessore minore laddove è crosta oceanica, dove crosta invece continentale ha un maggiore spessore. Quindi vedete che questi diversi spessori della crosta. La crosta ha la stessa stato fisico, quindi è solida. Come è solida questa parte del mantello che ho rappresentato, ovviamente questa parte del mantello ha una composizione chimica differente, fatta ad esempio da componenti già silicati tendenzialmente più densi. Ecco, l'isostasia si occupa delle variazioni di questa lima, di questa Mo, e quindi di questo discorso che questa linea può modificare nel tempo la sua forma, fondamentalmente, la sua forma. Quindi questa è una situazione in cui la crosta è in equilibrio isostatico con il mantello, quindi praticamente una situazione ipotetica dove non succede niente. Quando questa discontinuità di Mo si affonda oppure si solleva, quindi se si affonda praticamente è perché tutto ciò che c'è sopra ha aumentato di volume, dato che la densità più o meno rimane sempre la stessa, concependo la crosta appunto come complessivamente con una sua densità media, che dipenderà dal fatto che sia oceanica o continentale. Quindi questa qui è una situazione statica. In realtà la crosta modifica il suo volume per diversi fattori, quindi ho elencato qualcuno, ad esempio per processi di orogenesi. Quindi i processi orogenetici sono quelli che possono far aumentare il volume della crosta, quindi due placche in collisione, nessuna delle due affonda, quindi nessuna delle due va in subduzione. Cosa succede? Succede che il volume della crosta, laddove c'è la discontinuità, quindi le due placche, la crosta aumenta di spessore. Oppure possono esserci aumenti di spessore perché qualcosa si deposita sopra la crosta. Possono essere sedimenti, possono essere ad esempio ghiacci, possono essere materiali dovuti comunque a fattori esogeni. Quindi aggiustamenti orogenetici dovuti a fattori endogeni, processi di sedimentazione o di deposizione di qualcosa, di fogliaggio, dovuto a fattori esogeni. Oppure lo spessore della crosta può cambiare, il volume della crosta può cambiare anche a seguito di processi di erosione che sono dovuti a fattori esogeni oppure dovuti a scioglimento dei ghiacciai. Allora, vediamo questi due casi qui, cosa succede a livello di aggiustamento. Quindi non c'è mai una situazione di equilibrio se cambia il volume o cambia la densità di quello che c'è sopra. Allora, qui abbiamo dei processi orogenetici, quindi una situazione in cui ci portiamo da un tempo in cui il volume è questo qui sotto le catene montuose, questo qui sotto ad esempio gli oceani, a una situazione dove noi abbiamo avuto questo aumento di volume. Questo aumento di volume può essere appunto dovuto a fattori endogeni, fattori esogeni, quindi sedimenti che vanno a depositarsi. Cosa succede? Che il volume aumenta e quindi anche la Mo tenderà ad affondarsi maggiormente nel mantello. Quindi metto delle frecce verso il basso. Va bene, quindi abbiamo un aumento del volume
un maggiore approfondimento, quindi complessivamente quello che è lo spessore di tutta la crosta aumenta e la mo si affonda di più le sue radici nel sottostante mantello. A seguito di fenomeni di erosione, seguito di fenomeni di erosione, vuol dire che noi andiamo a togliere una parte, quindi io vado ad assottigliare quello che è il volume, di conseguenza cosa succede? Che la mo si solleva. Quindi abbiamo un pennarello, adesso lo buttiamo via, non c'è più, abbiamo un sollevamento della mo e quindi una diminuzione complessiva dello spessore della crosta. Erosione, oppure, dopo vi spiego un caso eclatante, a seguito di scioglimento di ghiaccio, supponiamo che qui siano delle calotte ricoperte da ghiaccio, oppure lo siano state durante le glaciali, il ghiaccio si è sciolto, quindi il volume, comunque tutto ciò che è crosta si è alleggerito e di conseguenza questo alleggerimento porta a un sollevamento della mo. Ok, quindi questi sono due casi che, se ti così, secondo me sono più chiari.